Se come me ami l'arancia, questa è la ricetta che fa per te. Infatti andiamo a preparare dei deliziosi biscotti. Per prima cosa andiamo a setacciare farina, fecola e zucchero. Stessa cosa facciamo anche con il lievito. Zucchero sto utilizzando quello a velo perché essendo che non vado ad usare le uova, lo zucchero di canna farebbe fatica a sciogliersi. Questi cookies non conterranno neanche il burro, quindi sono veramente leggerissimi, perfetti anche per chi è a dieta. E dopo le feste si sa che si vuole mangiare più leggero. Scorza di un'arancia biologica. Ti ricordo che però sul canale trovi anche la versione dei biscotti all'arancia, sia con il cioccolato che con il burro. Succo d'arancia e olio. Pizzico di sale ed aggiungo altra farina perché ho inserito tanto tanto succo d'arancia. Fai la stessa cosa se noti che l'impasto è troppo morbido. A questo punto compattiamo un attimino con le mani. Ed ottenuto questo panetto lo andiamo a dividere a metà, se vuoi farne una parte con le gocce di cioccolato come nel mio caso, altrimenti puoi lasciarlo semplice. Ci vado ad aggiungere le scaglie e mi vado a formare i miei biscotti. Quindi prelevo un pochino di impasto, ci faccio una pallina, come spesso accade per i biscotti, l'adagio sulla teglia e con la frusta ci faccio questo decoro. Dopodiché lo passo nello zucchero semolato. Voilà. E continuo così anche per gli altri. La grandezza del biscotto è di una noce. È un composto veramente morbidissimo, però come vedi non attacca e non appiccica nelle mani. Voglio ringraziare tutti voi per il traguardo dei 4.000 iscritti. Quando ho aperto il canale non pensavo minimamente di arrivare a raggiungere tutte queste persone e mi fa veramente piacere che seguiate le mie ricette con tanto affetto. Io non li faccio tanto grandi perché ricordiamoci che all'interno contengono il lievito e quindi durante la cottura cresceranno. Puoi anche bypassare il passaggio dello zucchero, eh? È facoltativo. E cuociamo nel forno preriscaldato a 180 gradi per 15-20 minuti.